Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qui su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide dei vostri giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale, se per caso non lo siete, e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che faccio, ovviamente uscire settimana in settimana dei vostri giochi preferiti. Oggi parliamo di Armor, è una guida introduttiva chiaramente, tutto quello che dico può essere modificato perché in realtà tutto quello che dico è basato sull'alfa e sappiamo tutti benissimo che questo video uscirà prima ancora della beta del gioco e di conseguenza può essere sbagliato o leggermente sbagliato o totalmente giusto. Prendete sempre tutto quello che dico con le pinze, ma prima di tutto ricordatevi anche che se siete giocatori italiani e volete trovare una gilda o una community italiana con cui giocare, potete iscrivervi a New World Italia, entrare sul loro Discord e cercare tutte le gilde che volete, comprensiva della mia. Ma iniziamo subito a parlare di Armor. Parlando di armature in New World, bisogna specificare che le armature New World non soltanto danno le classiche mitigazioni, ma sono ben più di quello che si vede. Infatti hanno diverse caratteristiche molto particolari e devo dire che è un bel miscuglio di molti mondi che si sono già visti e hanno preceduto chiaramente questo titolo. Ma andiamole un attimino a vedere più nel dettaglio. Le armature innanzitutto hanno un peso, quindi come poteva essere per esempio in Ultima Online, più un'armatura è pesante, più si indossa peso, più chiaramente il movimento è limitato. In questo caso in New World ci sono tre tipi di armature, leggere, normali e pesanti, e ognuna di esse ci dà dei bonus o dei malus, chiaramente, per quello su quello che noi indossiamo. Per quanto riguarda le armature leggere, noi abbiamo una schivata molto veloce e ovviamente ci fa schivare molto più distante, e le armature leggere inoltre ci danno un bonus di danno del 20%. Le armature normali, mentre si indossano, hanno una schivata chiaramente veloce, ma non come quelle leggere, ma la protezione e la mobilità ovviamente sono in ottimo stato, quindi in equilibrio tra di loro, infatti si infliggono il 10% dei danni in più, ma i debuff contro di noi, e soprattutto quelli che applichiamo, hanno il 10% in più o in meno di durata. La pesante invece chiaramente è l'armatura adatta per chi fa corpo a corpo pesante, quindi magari con un'arma a doppie mani. La mitigazione chiaramente è la migliore che si può avere in New World. La stabilità del blocco, quindi della parata, è aumentata del 15% e i debuff di controllo della folla che noi applichiamo durano il 20% in più. Teniamo ovviamente presente che queste tre armature non sono obbligatorie da inserire sul proprio personaggio tutte assieme, quindi non bisogna per forza avere un'intera armatura pesante, un'intera armatura leggera o un'intera armatura normale, ma queste cose si possono chiaramente mischiare tra di loro. Quindi possiamo avere un'armatura mezza leggera, mezza pesante, mezza normale, normale leggera, un po' quello che ci pare e piace. Quello che in realtà a noi ci serve per avere le caratteristiche migliori e soprattutto la mobilità migliore o quello che ci interessa sul nostro personaggio. Parliamo ora dei livelli e dei requisiti di livello. Le armature hanno un proprio livello, che però per essere indossate bisogna essere di un livello specifico. Quindi le armature di livello 2 possono essere indossate da tutti coloro che sono di livello 1 fino a livello 19. Le armature di livello 3 sono tutte quelle armature che possono essere indossate da livello 20 a livello 39, le armature di livello 4 va da 40 a 59 e ovviamente le armature di livello 5 le possono indossare solo e esclusivamente coloro che sono di livello 60. Però vale la pena anche notare che l'equipaggiamento di rarità, quindi l'armatura che noi possiamo equipaggiare, o meglio il livello che noi possiamo equipaggiare, più è rara l'armatura, quindi si può arrivare all'epico oro o raro, meno requisito va necessario per indossarla. Quindi, ovviamente, in questo caso la rarità dell'equipaggiamento influisce anche molto su quanto noi possiamo essere performanti a livelli inferiori al 60. Anche questo fa tutto. Come dicevo, ci sono varie rarità delle armature, le classiche sono le comuni, che saranno viste in grigio, le non comuni in verdi, le rare in blu, le epico in viola e le oro in leggendarie. Ogni vantaggio delle proprie armature conta come un punto di rarità. Anche uno slot gemma e gli attributi contano come un punto di rarità, il che si traduce in una potenziale totale di 5 punti rarità. Se un oggetto ha un massimo di 5 punti rarità, sarà un oggetto leggendario. Inoltre, più è raro l'oggetto, più alto sarà il punteggio dell'equipaggiamento all'interno della gamma del livello.
Il numero di vantaggi associati a ciascun livello di rarità è il seguente: comune a 0 vantaggi, non comune 2, raro 3, epico 4, leggendario 5. Vale la pena notare che possono esserci anche 1 o 2 bonus di attributo associati a un pezzo di equipaggiamento, e sia uno che due punti attributo sono considerati comunque come uno solo. Quindi un equipaggiamento può avere 2 perk, 2 bonus, ma viene sempre considerato come un punto in più. Parliamo ora del punteggio di attrezzatura, quindi del nostro equipaggiamento. Il punteggio equipaggiamento in New World è importante per la forza complessiva della build, perché il punteggio dell'equipaggiamento altera le tue resistenze fisiche ed elementali. Quindi un livello di equipaggiamento di livello 2 avrà un punteggio equipaggiamento da 100 a 299, a livello 3 un punteggio equipaggiamento da 250 a 399, un livello 4 da 350 a 499 e un livello 5 da 450 a 600. Più è alto il punteggio dell'equipaggiamento, maggiori saranno ovviamente le nostre mitigazioni. Quindi avere un'armatura pesante a livello 2 ovviamente non sarà minimamente prestante quanto chiaramente un livello 60, ma questo si sapeva già e non c'era molto da dire o da fare. Che cosa sono l'armatura invece fisica versus l'armatura elementale? Le armory New World sono composte da due diversi tipi di resistenze, fisica ed elementale. La resistenza fisica aiuta a mitigare tutti i tipi di danni fisici, quindi come mischia, moschetta a distanza, arco a distanza, lancio di ascia, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto quello che in pratica ci arriva addosso che non è una magia. La resistenza elementale invece aiuta a mitigare tutti i danni magici, come fuoco, vuoto, fulmine, eccetera, eccetera. In pratica tutte le magie che ci scagliano contro. La valutazione dell'armatura fisica ed elementare scala entrambe in modo coerente tra le classi di armatura. Quindi l'armatura pesante ha i valori di armatura più alti, mentre l'armatura leggera ha quelli più bassi. Ci sono tuttavia altri vantaggi per le armature leggere e medie che sono indicati di seguito. Sotto, ovviamente, quello che ho già detto, in realtà di seguito è stato prima, considerando il peso dell'armatura che vi ho citato in precedenza. Ultima cosa da sapere, prima ancora di iniziare il gioco, è la differenza tra un'armatura o equipaggiamento dropped, quindi droppato, o craftato, o anche della faction. La differenza principale tra un'armatura, diciamo, droppata e l'armatura artigianale, quindi quella costruita, è che l'armatura che viene chiaramente droppata verrà fornita con un set specifico di vantaggi che non possono essere modificati. E quando si crea un equipaggiamento, invece, si possono scegliere quali vantaggi applicare a quale pezzo specifico di equipaggiamento. Quindi, è una differenza abbastanza facile. Chiaramente, tutti gli oggetti equipaggiabili sono o bind on equip o bind on pickup. Questa è una funzione che hanno inserito i ragazzi di New World per evitare scombinamenti nel market di New World, che comunque è gestito da noi player, ma quello che bisogna tenere bene a mente è che un equipaggiamento bind on equip vuol dire che se voi l'avete droppato, costruito e lo tenete nell'inventario, potete comunque venderlo al mercato, mentre un bind on pickup è un equipaggiamento che quando viene creato o droppato, una volta che noi lo andiamo a recuperare e lo mettiamo nell'inventario, sarà nostro per sempre e l'unico modo per sbarazzarcene sarà solo ed esclusivamente distruggerlo. Ultima cosa da ricordarsi è che quando si crea un'armatura ci sono due bonus che possono essere applicati all'armatura in New World. Il primo bonus sono i vantaggi e il secondo bonus sono gli slot per le gemme. Bene, credo di aver detto tutto quello che c'era da dire, quindi ovviamente noi ci rivediamo con il prossimo video, con la prossima guida, giusto per dare un'infarinatura prima di iniziare il titolo. Ricordo sempre che tutto quello che dico è tutto derivato dall'alfa e dalle guide che si trovano in giro per il web, cerco semplicemente di condensarle tutte assieme e quindi possono essere modificate al lancio del gioco o direttamente dalla beta, e quindi prendete tutto quello che dico con le pinze, ma considerate che la maggior parte di quello che dico è stato scritto, detto e masticato da centinaia di persone, quindi il 90% secondo me di quello che sto dicendo in questo momento è più che corretto. Se avete chiaramente da aggiungere, scrivetelo qua sotto nei commenti e noi ci rivediamo con il prossimo video. GG a tutti quanti.